Siamo in un impianto giovane dove appunto stiamo cercando, azienda biologica, dove appunto stiamo cercando di rinvigorire e rinforzare il terreno, sfalciando l'erba quando ci serve a creare biomassa in superficie e facendo crescere il più possibile tutta l'erba spontanea che ci vuole. In questo modo noi attiriamo anche insetti utili e permettiamo ai microrganismi di svilupparsi, cosa che con i diserbanti sicuramente non facciamo. L'obiettivo è la riduzione dei ramati in maniera consistente in modo tale che i microrganismi superficiali non vengano intaccati. Ricordiamo che in generale i microrganismi, quindi funghi e batteri principalmente negativi, prevalgono in seguito a pulizie irrispettose, quindi si tratta per ammazzare i funghi o i batteri, ma si ammazza tutto, anche quelli buoni. Quando invece sono presenti quelli buoni, sia sulle piante che nel terreno, i negativi non riescono a prevalere. Pertanto la nostra filosofia è quella di cercare di avere un ambiente così sano, che non ci sia bisogno costantemente di intervenire con antifungini, in quanto i funghi buoni e i batteri buoni stanno collaborando e cooperando, così come le erbe con la pianta, nella normale difesa, anche perché ci sembra abbastanza illogico avere delle piante che, se non trattiamo settimanalmente o con una determinata costanza, abbiano poi grandi problemi di malattie. E lo crediamo fortemente questo, l'abbiamo verificato in quelle aziende che ci seguono, e continuate a seguirci sui nostri canali Dr. Farmer per ascendere sempre un po' di più nella tecnica, quindi di agricoltura smart, agricoltura intelligente, che stiamo iniziando a proporre e che ormai abbiamo messo a punto in questi oltre 25 anni. Spesso ci viene detto che le infestanti, che poi è un nome già offensivo e non andrebbe dato, sono concorrenziali alle colture in atto. In realtà le infestanti sono delle alleate, quindi non dovrebbero essere chiamate infestanti. Per esempio, in questo periodo dell'anno, siamo a gennaio, coprono il terreno dal freddo e dalle gelate. Catturano elementi dall'aria e li incorporano nel terreno, generano biomassa e sostanza organica e quindi vanno poi a coprirlo non solo ora ma anche poi dopo anche dal caldo, generando anche vita. La biodiversità, in questo caso è quella naturale, sta permettendo di far uscire anche in base al tipo di terreno dei segnalatori, cioè le piante ci indicano che tipo di terreno abbiamo. In questo caso abbiamo anche la nascita spontanea, naturale, noi siamo non per la semina, ma per quella spontanea di leguminose, che quindi arricchiranno, come natura vuole, questo terreno, apportando azoto con gli azotofissatori, microrganismi presenti in natura, apporteranno azoto e altri elementi al terreno stesso.